Del campo c'è una graziosa, occhi grandi color di foglia, tutta notte sta sulla soglia, vende a tutti la stessa rosa. Via del campo c'è una bambina con le labbra color rugiada, occhi grigi come la strada, nascon fiori dove cammina. Via del campo c'è una puttana, occhi grandi color di foglia, se di amarla ti vien la voglia, basta prenderla per la mano e ti sembra di andar lontano. Lei ti guarda con un sorriso, non credevi che il paradiso fosse solo lì al primo piano. Del campo ci va un illuso a pregarla di maritare, a vederla salir le scale fino a quando il balcone è chiuso. Ama e ridi se amor risponde, piangi forte se non ti sente. Dai diamanti non nasce niente, dalle tame nascono i fiori. Dai diamanti non nasce niente, dalle tame nascono i fiori. Salve a tutti, questo è il primo soundlog che faccio made in Italy non perché gli altri non siano stati fatti qua in Italia, ma perché semplicemente è la prima volta che faccio un soundlog con una canzone italiana, e la prima canzone italiana non poteva non essere di De André, che è un cantautore italiano che io stimo tantissimo, sia per la sua poesia che comunque per il suo modo di comporre e per i suoi gusti. Fabrizio De André è appunto un cantautore italiano che è nato il 18 febbraio del 1940 e purtroppo è morto l'11 gennaio del 1999. Stava facendo, nel 98 aveva organizzato un tour chiamato Anime Salve, e purtroppo durante quel tour gli era stato diagnosticato un carcinoma polmonare che si è aggravato nel corso del tempo e l'ha portato alla morte. Poi appunto l'11 gennaio del 99 nell'ospedale di Milano, ospedale dei tumori di Milano, alle 2 di notte, 2 e mezza di notte mi pare. Come dicevo prima, le canzoni di De André sono vere e proprie poesie, non sono definite poesie solo da me, ma anche da persone molto molto più competenti, dei critici musicali e anche letterari, che definiscono proprio le sue canzoni delle poesie, tant'è che sono anche state, alcune delle quali sono anche state introdotte in alcuni testi scolastici e vengono insegnate proprio a scuola. Questo la ritengo una cosa molto giusta perché, come dicevo prima, le sue poesie contengono testi profondi, spesso e volentieri brutti, tristi, brutti nel senso tristi, ma molto profondi e soprattutto molto veri, perché parla spesso e volentieri di emarginati, prostitute, ribelli, guerre, insomma, quindi insomma, capite bene che non sono cose bellissime, però dice delle cose vere, e sono accompagnate queste cose vere da una melodia
che si intona perfettamente con il testo e la sua voce bellissima, che adoro, che rende veramente tutto una cosa fantastica. Infatti io credo che sia il migliore. La sua popolarità artistica e la sua poesia ha fatto sì che non solo venisse introdotta anche nelle scuole, ma anche nel mondo, ovvero in vie, piazze che sono state rinominate con il suo nome o con alcune canzoni che aveva scritto. Fabrizio De André aveva anche un nome, un altro nome, un soprannome, ovvero Faber, che gli era stato assegnato da Paolo Villaggio, che era un amico di infanzia. Paolo Villaggio, per chi non lo sapesse, è il famoso Fantozzi, e gliel'aveva assegnato perché lui aveva questa predilezione, diciamo, per i pastelli Faber-Castell. E lo stesso Paolo Villaggio, tra l'altro, aveva detto una cosa al suo funerale molto molto bella, che adesso tra l'altro non la ricordo onestamente a memoria, però voglio dirla perché era veramente molto molto bella. Ha detto così: "Io ho avuto per la prima volta il sospetto che quel funerale di quel tipo, con quell'emozione, con quella partecipazione di tutti, non l'avrei mai avuto, e a lui l'avrei detto, gli avrei detto: guarda che ho avuto un'invidia per la prima volta di un funerale." Questa è un'informazione qua che ho letto su Wikipedia. E anche se è una frase un po' triste, tra virgolette, perché si parla sempre di un funerale, però è una cosa che fa notare, insomma, la sua ammirazione per Fabrizio De André, appunto, e non solo la sua, ma quella delle 10.000 persone, o circa 10.000 persone, che hanno partecipato al suo funerale, ovviamente tra le quali anche gente dello spettacolo, politici, eccetera, eccetera. Fabrizio De André ha, in 40 anni di attività, ha sviluppato 29 album, 13 dei quali sono stati fatti in studio, 7 live e 9 raccolte. La canzone, parlando nello specifico di quella che ho fatto io, Via del Campo, si trova nel suo secondo album, se non sbaglio, fatto nel 1967, chiamato Volume 1. Il primo era tutto Fabrizio De André, fatto nel 66, l'anno prima. Via del Campo, come dicevo prima, lui trattava emarginati, prostitute, eccetera, eccetera. In questa canzone, infatti, oltre alla famosissima, conosciuta penso da tutti, Bocca di Rose, che parlava di una prostituta, anche questa canzone, Via del Campo, parla di una prostituta, o meglio, di questa Via del Campo, che è una via realmente esistente a Genova. E chiedo scusa, credo di essermi dimenticato: lui è nato a Genova, è morto a Milano, ma è nato a Genova, lui è genovese. Di questa via realmente esistente a Genova, che era malfamata fondamentalmente negli anni 60, era popolata da gente malfamata, gente povera, alla quale lui ha scritto molte molte canzoni e alla quale lui era molto legato, tra virgolette. Ed è la storia, appunto, di questo illuso, tra virgolette, che cercava di maritare, sposare una baldracca, una prostituta. E infatti nella penultima strofa dice: "In Via del Campo ci va un illuso per pregarla di maritare, per vederla salire le scale fino a quando il balcone è chiuso." Di questa canzone ne esistono diverse versioni, ce n'è una un po' più completa, diciamo così, che ha fatto in concerto nel suo ultimo concerto nel 1998, che ha fatto Roma nel Teatro Brancaccio, e l'ha fatta con anche strumenti orchestrali, tra virgolette, poi comunque batteria, violino, flauto, eccetera, eccetera. Io ho voluto rifare questo soundlog mantenendo la sua prima versione, proprio per dimostrare quanto semplici erano le sue canzoni, ma quanto erano incisive. E appunto volevo, diciamo così, commemorare questa semplicità mantenendo solo due banalissime chitarre e uno strumento in più, proprio gli stessi esatti strumenti che avevo usato lui per la prima versione nell'album Volume 1. Tra l'altro, del concerto che vi ho parlato prima, quello che ha fatto nel 1998, ne è uscito anche un DVD, una versione restaurata di quel live, uscita appunto in DVD nel 2004, che consiglio a tutti di acquistare. Io onestamente non ce l'ho ancora, ma sto provvedendo per possederlo, l'ho visto comunque,
E ve lo consiglio perché è bellissimo, semplicemente bellissimo. E se ve lo dico io che non sono un cultore della musica italiana, vuol dire che insomma merita veramente, veramente molto. Nel 1989, e con questa notizia concludo di parlare di De André e tutto l'ambaradan, ma ci tengo a dire questa notizia, ha fatto un concerto con la PFM. Per chi non sapesse, la PFM sono la premiata Forneria Marconi, che è un altro gruppo italiano, di cui non parlerò adesso, ma prometto di parlarne in un altro soundlog perché ha fatto una canzone, la più famosa probabilmente, Impressioni di settembre, che molti di voi conosceranno, soprattutto i cultori della musica italiana, spero. Che mi sono ripromesso di rifare più avanti in un soundlog perché merita molto. Il concerto che ha fatto la PFM con De André, o De André con la PFM, che dir si voglia, vede tutte le canzoni che fanno in concerto completamente riadattate dalla premiata Forneria Marconi, e quindi in chiave un po' più così. O folk se la vogliamo chiamare, però comunque totalmente diversa da come ci era abituati a sentire magari le sue canzoni nei suoi album, diciamo. Con quest'ultima notizia qui chiudo il discorso, spero di non avervi annoiato, insomma spero di aver detto tutto quello che si potrebbe dire in 5-6 minuti di Fabrizio De André, tutto quello che non ho detto, insomma. Vi invito comunque ad andare ad ascoltarlo, ovviamente, ad andare a fare delle ricerche su De André perché ci sono molte, molte cose specifiche e più interessanti di cui non vi ho parlato, però che meritano di essere lette o comunque sapute. Quindi vi invito a fare delle ricerche. Con questo chiudo di Fabrizio De André e vi auguro buon Natale, anche se magari non l'ho fatto con la canzone più appropriata, a me non sono tipo da fare canzoni natalizie, Jingle Bell e Cinciun Line. E siccome penso sarà l'ultimo video che farò prima di Natale, approfitto per farvi gli auguri di buon Natale e anche se non è una festa che mi appartiene onestamente, però immagino che molti iscritti e molte persone che vedranno questo video festeggino il Natale con credenza, quindi non vedo perché mancare di rispetto a chi crede, quindi buon Natale a tutti voi e un grosso bacione. Mua, buon Natale! Pic! Caro Babbo Natale, perché non ti prendi Gigi D'Alessio e non ci ridai Fabrizio De André? Un affetto, Andrea.